Com'è stata la partecipazione fino ad ora a questa fase congressuale? Dopo le elezioni c'è stato un eventuale calo della partecipazione? Siamo oggi alla vigilia del penultimo incontro che si terrà nei circoli. Questo congresso ha visto un'ottima partecipazione, sta vedendo un'ottima partecipazione. È iniziato sostanzialmente il 2 settembre con una sala di cui posso andare orgoglioso, una sala che ha contato all'incirca una settantina di persone, e il dato ufficiale, che è quello che mi riempie di gioia, è vedere che già in questa prima fase di congresso, tra chi ha sostenuto le mie mozioni con le firme, con la stesura della mozione, ma anche con la gente che ha sostenuto Marcella, superiamo di gran lunga i 100 sostenitori e militanti attivi, a cui si aggiungono quelli non così attivi che hanno sostenuto le mozioni ma che stanno comunque partecipando. Ma oltre a questi ci sono anche persone che vengono agli incontri e all'interno delle assemblee per esporre la propria opinione di partito e di comunità politica, che è quella che mi piace definire il Partito Democratico. I ben informati dicono che vi sia stata una spaccatura all'interno del PD sulle motivazioni che hanno portato a perdere le elezioni, tra chi accusa il partito di non aver sostenuto abbastanza l'amministrazione Lodi e chi accusa invece l'amministrazione Lodi di aver sbagliato atteggiamento. Come la pensa al riguardo? Beh, credo che alla fine queste persone non siano poi così informate. Non siamo qui a fare un processo al passato. È passato ormai più di un anno dalla scorsa campagna elettorale, abbiamo avuto il tempo per poter fare le analisi e prendere spunti di riflessione. Certamente dobbiamo riconoscere determinati errori, ma ci siamo messi in campo apposta con due mozioni per ridare spinta, rilancio e vitalità al Partito Democratico. Quanti dicono che il Partito Democratico oggi è in una fase di spaccatura, mi sento di dire che siamo totalmente all'opposto. Vediamo un partito certamente coeso su due mozioni che ci stanno per così dire contrastando per la segreteria, ma sono comunque due candidature autorevoli dal mio punto di vista. Cosa offre oggigiorno politicamente il PD locale? Cosa offre la sua corrente e perché dovrebbe guidare il partito? Che cosa oggi il PD? Il PD sostanzialmente oggi credo rappresenti l'unica forma di opposizione, un'opposizione seria, un'opposizione responsabile, fatta di persone competenti che siedono tra i banchi dell'opposizione, che portano avanti una serie di tematiche, tra tutte quelle più vicine sostanzialmente alla gente. Mi viene in mente l'interrogazione fatta solo qualche giorno fa dal consigliere Vasco Fortini sull'area dismessa. Quindi portiamo in consiglio comunale una serie di tematiche che ci vengono proposte dai cittadini che incontriamo per strada. Che cosa propone la mia corrente? Propone quello di sostanzialmente di ricandidare una nuova classe dirigente per far passare, per poter cambiare il trend e far diventare il Partito Democratico da forza di opposizione nuovamente a forza di governo. Com'è stata la partecipazione fino ad ora a questa fase congressuale? Dopo le elezioni c'è stato un eventuale calo della partecipazione? Intanto vorrei ringraziare per questa intervista, ringrazio Area Centese, ringrazio Giuliano, che ci conosciamo da tanti anni, ed è un piacere rilasciare questa intervista. E per quanto riguarda la domanda, vorrei fare una precisazione un po' tecnica, che probabilmente chi ascolterà interesserà poco, però questo è un congresso del PD comunale, quindi noi ci teniamo ad un regolamento interno nostro che prevede che il voto sia da parte di chi è tesserato nel Partito Democratico. Quindi non è facile fare una valutazione in termini alle precedenti il precedente congresso, ad esempio, nazionale, che ha visto 700 elettori nel comune di Cento, e come pure in esperienza precedente di elezione del segretario comunale dobbiamo andare indietro di diversi anni. Quindi questa è, da parte del comune di Cento, del Partito Democratico, è anche un'esperienza nuova che ci permette di portare le nostre emozioni all'interno dei circoli, aprendoci il più possibile e confrontandoci quindi col mondo dei nostri tesserati. Sicuramente c'è un aspetto molto positivo in questo congresso, il fatto che tanta gente si stia ravvicinando, il tesseramento ha ripreso vita, che in passato invece si era un po' affievolito perché ovviamente si era data precedenza ad altre esigenze, e quindi c'è molta voglia, stiamo riscontrando veramente una gran voglia da parte del popolo democratico centese di confrontarsi, parlare e mettere a confronto le emozioni dei due candidati in corsa alla segreteria comunale.
I ben informati dicono che vi sia una spaccatura all'interno del PD sulle motivazioni che hanno portato a perdere le elezioni, tra chi accusa il partito di non aver sostenuto abbastanza l'amministrazione Lodi e chi accusa invece l'amministrazione Lodi di aver sbagliato atteggiamento. Come la pensa a riguardo? Ma intanto io sono sempre un po' perplessa sui cosiddetti ben informati di cui non sappiamo mai il nome. Sinceramente vorrei ricordare, è un congresso comunale, quindi non è un referendum né un processo alle persone. Però restando un po' sulla domanda, ci terrei a far presente, per quello che è stata anche la mia esperienza di amministrazione, di governo e di donna del Partito Democratico, il Partito Democratico, ma anche tutto il centro-sinistra centese, sia nei 5 anni di governo e anche al turno dell'elezione del 2016, si è interamente spesa per la campagna elettorale e per il sostegno del nostro governo. Mi si è anche permesso fare un appunto. Io credo che in questo momento, se questo comune si può anche permettere di accettare la lentezza dell'attuale amministrazione, sia dovuto anche al fatto che nei nostri 5 anni di governo abbiamo fatto delle scelte, messo in campo delle azioni che hanno permesso di migliorare tante cose. Pensiamo ad esempio alla ricostruzione. Cosa offre oggigiorno politicamente il PD locale? Cosa offre la sua corrente e perché dovrebbe lei guidare il partito? Io ringrazio per questa domanda perché è estremamente importante, mi dà l'opportunità un attimino di spiegare anche che cos'è il Partito Democratico. Intanto il Partito Democratico che cosa offre? Intanto parto dall'idea che comunque ci sia ancora un forte zoccolo di valori, valori legati all'umanità, al senso di partecipazione. Abbiamo un'idea della città, ci vogliamo spendere per questa idea della città. È un luogo dove la gente si aggrega, è un luogo dove la gente ha voglia anche di crescere, di formarsi e di migliorare proprio per un bene comune che è la nostra comunità, la nostra città. Che cosa offre la mia mozione? Chi ha avuto modo di leggerla o che magari ha seguito le notizie uscite sui notiziari, sui social network e sui giornali, io non mi sono mai definita una leader. Mi piace più definirmi una facilitatrice, una prima tra pari, se vogliamo usare questa espressione. Perché dico questo? Io ho preferito non presentarmi con una squadra di riferimento, ma per una motivazione molto semplice. Io credo fortemente nel concetto dell'unità, perché per me tutte le persone democratiche che si riconoscono in questo partito e che hanno voglia di spendersi per le loro specificità, le loro esperienze, ma anche la loro passione, devono avere tutti la possibilità di comunque dare il loro contributo. Per cui io non mi definisco proprio una leader in questo senso, ma voglio provare a unificare tutte le anime che si riconoscono nella forza democratica. In più, mi sia permessa anche una considerazione, io ho l'orgoglio di dire che sono una donna e andiamo indietro credo di tanti anni per dire che a Cento ci sia stata una donna che ha avuto l'ambizione di guidare un grande partito, perché comunque io ritengo il Partito Democratico un grande partito e una grande comunità di persone. In più vengo da una frazione al nord del territorio, anche questa credo è un'esperienza che bisognerebbe provare a mettere in campo, quindi mi voglio proporre anche con una sensibilità diversa di donna, di cittadina che viene dalle frazioni, ma che allo stesso tempo ha maturato qualcosa come 16 anni di esperienza istituzionale ma anche territoriale, e quindi mi vorrei mettere al servizio del partito e della comunità centese.